Salve a tutti amici cuperiani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Generation Zero. Mi è stata mandata una chiave per la beta, ho avuto culo che sono entrato. E niente, oggi vi porto questo gameplay di un gioco che vi mostrai diversi mesi fa su Facebook. Quindi se non mi seguite su Facebook, sotto in descrizione trovate il link a tutto. Facebook ve lo consiglio tantissimo perché ci pubblico tutto, qualche gioco che mi interessa, qualche immagine, stronzate varie, insomma, il social dove sono più attivo per qualsiasi novità di qualsiasi cosa, di Tarkov, del canale, di qualsiasi cosa. E niente, questo gioco lo mostrai su Facebook un po' di tempo fa e ora finalmente ci ho potuto mettere le mani sopra ed è davvero figo, ottimizzato da Dio, grafica bellissima. Continuerò a dire che è la beta più Cioè, un gioco in beta più ottimizzato che abbia mai visto. C'è un lavoro davvero strepitoso nella beta e sicuramente quando il gioco uscirà, o se ci saranno altre beta, spero di rigiocarci. E quando il gioco uscirà lo comprerò sicuramente perché il gioco è davvero, davvero bello. Infatti lo sto Una cosa sempre. ganza, ho trovato tantissimi italiani. Davvero tanti, cioè io entravo in partite a caso, lingua inglese, continuavo a trovare italiani ed è stato fantastico. E quindi non ero mai con inglesi, ho sempre giocato con italiani. Allora, la mia esperienza della beta è stata una bella esperienza. Ovviamente i classici bug, cose con penetrazioni, eccetera. Non trovavo mai niente da fare, a meno che non esplorare. C'erano le missioni, ma alcune buggate, alcune non capivi che cosa dovevi fare effettivamente. E quindi, sì, questa è stata la mia esperienza un po' pallosa sul fatto di quello che dovevi fare, però ci ho giocato, mi sembra, 8 ore. 8 ore, sinceramente, me le sono godute tutte quante. Ci sono diverse varietà di armi che purtroppo non ho potuto provare tutte perché c'era anche la K e ogni arma ha il loro. Cioè, ci sono diverse tipologie. C'è l'arma con diverse rarità. Quindi c'è l'arma grigia, l'arma verde, l'arma blu, l'arma viola e l'arma d'oro. Quindi insomma tipo leggendario, no? C'è cioè, normale, il verde non so che cazzo sia, normale, comune, raro, epico e leggendario. E quindi ovviamente ogni cosa ti. L'arma è diversa, quello vedete, per cui il fucile a pompa è arrugginito, che la pistola, il cecchino e tutto quanto, mentre più avanti vai più è clean, più è normale. Ed è ganzo. Poi ci sono le skill. Il massimo livello che potevi arrivare era 60. E c'era un bug che se uccidevi, cioè ogni volta uscivi dal combattimento con un gigantone. Perché c'era anche il robot gigante. Ti dava un sacco di XP. Che inizialmente insieme alla gente non me lo dava. Però giocando da solo quel bug me lo dava. Infatti sono arrivato fino al livello 60. Ma non potevi mettere tutte le skill. Però un gioco bellissimo, mi piace tantissimo l'ambientazione, il gameplay, tutto quanto, quindi davvero lo riporterò in futuro quando potrò. E quindi niente, ho fatto un gameplay, ho messo insieme diverse giocate con diversa gente. Spero che vi piaccia un po' il gameplay, giusto per farvi vedere com'è il gioco in tutto e per tutto, in quello che si poteva fare almeno nella beta. Quindi niente, io vi lascio al video e vi ricordo in descrizione che trovate tutto, tutto quanto. E noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima. Ciao ciao! Senza che lo guardi e dopo riprovi a vedere perché si bugga qualche volta. Cazzo, non ho l'RPG. Oh, ora me lo fa prendere. Grazie. Perfetto. Yeah! RPG. Badalo che bello! Altro che buon anno. Oh, ma questo bunker? Ah. Sempre Io Loki. pensavo all'inizio che l'ho visto. Quanti spazi ci vogliono per prenderlo? Tra... Sarebbero tre in realtà. Però se dà sti problemi non... Mille. Mille. Quello è il porto? No, Ah là no. c'è il È di qua il robottone. porto. Ah, siamo al porto. Quindi io sto andando dove c'è il robottone. Sì, esattamente, ma tanto non c'è di giorno, c'è solo di notte. Cavolo, si scaricava anche. Se si scaricava un attimo Discord.
pelo meglio. Che spero che metteranno anche una storia per far capire un po' come gioco. Ci hanno dato la piccola base iniziale che eravamo in, in gita. Siamo tornati dalla gita con una barchetta e ci hanno iniziato a sparare dalla riva. Siamo riusciti ad arrivare alla riva ed è successo quello che insomma è successo. Ma del tipo, se voi andate in giro troverete tipo container con... Boh, lasciate perdere che sono container bagati perché hanno tipo due porte o tre porte. Così random, tipo tu apri e dici: perché c'è un'altra porta? Non posso riaprire e c'è un'altra porta? Ma che cazzo? C'è qualcosa. È quello che a me mi è appena successo con questo camion. Ecco. Ma il tipo, ci sono delle munizioni che sono 270 soft point. Io non so di che arma sia. Non è del G3, non è dell'SMG monta 9 mm. Soft point, quali sono? Eccole qua. Punto 270 potrebbero essere per un altro fucile da precisione. Allora, sì, for hunting local deer, quindi per un fucile da caccia. Ma per il nostro no, perché è un 243. Ecco che tuona. È una figata, hanno messo... Cioè, quando ha tuonato per la prima volta quando ho giocato sul Master Malone. Un giacchetto. Oddio, sto salendo le scale, sì! No! Guarda, guarda. Io invece sono Superman, non è una cabina telefonica. Mi cambio. Yeah. Na. Oh mio Dio, ti sei tolto gli occhiali, chi sei adesso? Veramente? No, si tirati via. Dov'è George? Mi dice che ce li ho, perché? Era entrato George. Non me lo fa prendere. Mi sa che non hai liberato tre spazi. C'ho anche questi occhiali. Ma sti cazzo, sono sti container dov'è? Non puoi entrarci. Vabbè. Dove sei? Johnny, ok. Cosa sta succedendo? Lì c'è gente, mi sa, proprio là. È morto il Johnny. No, Johnny. Però questi volano, eh. Pesano un botto, ma volano. Sì, è normale. Vabbè, dai, qualche problema di bug c'è. Cioè, qualche bug c'è. Madonna, che roba. Oh no, non posso tagliare da qui. Il mio mirino. Chi è che ha sparato? Sta sparando il nostro amico Johnny Spesa. Sì. Sono in combattimento. Arrivando. Ma c'è un altro bunker. Ciao. Aspetta. Prova. Io comunque butto via le forcine, ne ho tipo 46, 48 però. E non puoi scassinare il nulla cosa. Nulla. Nemmeno con l'abilità lockpicking, quindi. No, cioè io vediamo se... Flacking, running, visibility... Meccanica. Johnny! Johnny! Sta arrivando il coso gigante, Johnny! Dove lo vedi? Dove lo vedi? È verso nord-ovest, oh, Johnny! Attenti. Fatti sotto. Cazzo. L'ho visto. Beh, è gigante. Attento che i loro sono tipo sette cani ci sono. Cos'è? Che cazzo spara questo? Vabbè. Missili nucleari. Adesso sto arrivando. Arrivo. Status 99%. L'abbiamo quasi ucciso, Johnny. Bello. Io continuo il mio combattimento. È un pelo grande. Se volete. Se volete aggiungerlo. Non si alza più. Alzati.
Dai, ce la possiamo fare tutti insieme. Ma ha un punto debole. Dovrebbe essere la bombola che ha dietro. Dovrebbe essere. Ok, è bella complicata, già da colpire. Esatto. Io ho provato a sparare le gambe, tutto. Ma voi avete già i mitra, io non ho neanche mitra. Dai, ho 900 munizioni per l'SMG più tutto il resto, magari lo si uccide. Abbiamo lanciarazzi, ragazzi, abbiamo anche quei lanciarazzi. Sì, sì. Vai, io inizio a tirarlo fuori. Oh! Io farò... Ho visto tutto. Senti che c'è anche un mitra lui, eh. Sì, mi sono avvicinato e mi ha quasi ucciso. Se adesso voi scappate, vi do un botto di punti esperienza. Sì. Provi a vedere, gli sparo un coso. Non scapperò mai. Madonna. Ma Baby, scusate, ma quanta gente c'è? Noi qua. Perché ti sembra che c'è più gente? Vediamo, vediamo se tipo me ne esco. Ma vieni a darci una mano. L'ho quasi ucciso. Sì, quasi ucciso. Ah, cazzo. Ho finito tutti i colpi del fucile a pompa. Oh, 81%, sì, dai. Chiudi la porta. Devo assolutamente curarmi, sono o crepo o crepo. Io però mi sono allontanato un bot, ma non mi dice exit combat. Ok. Perché stiamo combattendo noi, mi sa. Anche tu bella. Proviamo a uscire tutti quanti dal combattimento. Dai, vieni qua invece che questo... Lo stiamo spaccando. Ma quanto è stanco il mio amino. Oddio! L'avevo ucciso! L'avevo ucciso con lanciarazzi! È stato facilissimo quel lanciarazzi. Che cazzo? L'ho ucciso. E ci ho messo una vita da solo! Non ti puoi avvicinare. Non ti puoi avvicinare. Come non ti puoi avvicinare? Però adesso no. No, non ti puoi avvicinare. Ah! Cazzo, è radioattivo sto strozzo! No! No. No, ma fatemi capire. No, adesso devo curare. Solo devo un livello. No, aspetta un attimo. Cosa cambia con handgun? Ah no, aspetta. Handgun e SMG. Handgun è la pistola. Ah ok, allora mi sono rincontrato. Ok, ok, allora mi sono confuso io. Tipo... No, non ti dico. Ma tu con uno hai la mappa? Non ho capito bene come tu mi dicevi. Di cosa? Prima hai detto, se clicchi uno hai la mappa. All'inizio, inizio. No, l'uno quello... Che tutti ci aveva l'uno sulla mappa. E però era il waypoint di uno di noi. Ah, quello è tipo il tuo waypoint, sì. Ok, ok. E io non lo sapevo. Pensavo fosse un qualcosa di speciale. Oh, questa è buona. La radio. Con questa radio la piazzi per terra e la gente ci si può teletrasportare. Ah! E l'avevo buttata quella volta. ieri, cazzo. Anch'io. Parliamo da tutti i medikit. Credimi, quel cazzo di robot gigante mi ha fatto usare tutto. Mi aveva fatto usare. Avevo 20 adrenalina shot, tutte usate quasi. Allora, qua ci si può trovare un'arma. Dice. Non lo so, se lo controlliamo. Eccola, è un fucile a pompa. E anche ti sembra, non so, di qualità. No. Oh, sembra messo bene rispetto a questo. Aspetta. Non me la fa prendere, eccolo. Ok, vediamo. E porca trota! Livello 3? Però io non riesco a prenderlo, non mi dice take. Okay. Devi saltare dentro il camion proprio. Madonna. Livello 3. Wow, ma nuova di zecca sta roba. Porca puttana, che figata. Oddio, ho buttato via il fucile a pompa senza prenderlo, lasciarlo. Bravo. Bravo. Guarda, è anche bello questo, è lucido. Che bello che non c'è la cacca sopra. Allora, ma sto facendo lo stesso errore di prima, ma cazzo! Con questo ci uccidiamo il gigante con un colpo.
Non lo ne dubito. Allora, non ho più munizioni, va bene, buttiamo via questo fucile a pompa. Munizioni di fucile a pompa, non ne ho neanche più uno, perfetto. Madonna, se, i rumori però sono fatti da Dio. Sento la pioggia che va sulla... che batte sulla macchina. No. Eccolo. Corri, corri. Teoricamente passano da fuori. Arrivo. Quindi spara quei razzi che porca puttana. Poi quando sei per terra ti viene l'ansia perché ci mette 40 minuti a rialzarsi e poi ti spara qualcos'altro. È finita lì. 1000 punti a ad escape. 1000 basta? No. Ok, via, via, via. Vediamo quanti danni abbiamo fatto. Boh, dai, il 98%, dai. Telefono di merda. E... ah, la gamba! È strutto. Vediamo qua. A quant'è? Adesso te lo dico. 78%? Guarda appena lo colpisco, se lo colpisco. Ma ho 700, tre colpi? No, quanti? Aspetta, c'è qualcosa che non va, no, aspetta. Hai 700 ti attacca sul serio? 703, 01 su 703. Oddio! Cosa? 78, hai tolto 10, hai tolto. Mizziga! Dove li ho trovati tutti questi colpi? Che si è buggato il gioco. Però non mi ha dato gli XP, non va bene. Madonna, sotto gamba. Si sta avvicinando un pelo troppo, però, Aspetta, dove sei tu? Ah, ok, sei più lontano di me. Eccolo. Io adesso, è vero. Comunque il suo punto debole dovrebbe essere qui dietro. 54. È bello vedere che io ci sparo e te lo guardi col binocolo. Paccato! Vediamo quanti colpi ho io. Cazzo, ma come cazzo hai fatto per me? Penso che secondo si è buggato. Ostia la peppa che botta. No, io sono tre colpi. Io la prima volta che ho visto i proiettili del lanciamissili ho detto... cosa c'è un lanciagra... ah! Madonna, sei schizzato via! Aspetta che mi muto, arrivo subito, Sì. Aspetta, è fermo come era prima, proviamo a scappare. Non l'ho fatto apposta, scusa. Scusa. Ciò che mi... Oddio, ma si è alzato? Oddio, si era alzato? Inquietante. Tanto pochi razzi, quindi li uso. Cos'è quel? Aia. Oh, ma che me lontano. Ma sei magico, ti sei rialzato, eri morto. Sì, quando muori usi gli adrenalina per... io avevo letto che era per gli amici e basta, poi.